Una settimana all'insegna della positività sui mercati azionari, sui mercati obbligazionari soprattutto. E questo lo si deve ad una serie di dichiarazioni che arrivano dai governatori dei vari stati federali statunitensi della Federal Reserve, che vanno a ribadire quello che la Fed, ma se vogliamo anche la BCE, predica ormai da tempo, vale a dire che l'inflazione è qualcosa assolutamente di transitorio, è qualcosa che non avrà vita lunga e quindi i mercati hanno, se vogliamo, un po' esagerato nel sottolineare le preoccupazioni di un aumento repentino dei tassi per tenere a bada appunto l'inflazione e di conseguenza misure più restrittive da parte delle banche centrali, Federal Reserve in testa. Ma per dare un senso a queste parole dei governatori, traduciamole in qualcosa di operativo e come di solito amo fare con un grafico che dà senza dubbio la visione migliore in assoluto. Date un'occhiata proprio a queste due linee, c'è la linea verde e la linea gialla. La linea verde evidenzia quello che è l'andamento della volatilità delle opzioni sugli swap 3 mesi 10 anni in euro. La linea gialla misura la stessa cosa, le cosiddette swaption 3 mesi 10 anni, questa volta in dollari. Guardate come entrambe le linee stanno scendendo e lo stanno facendo in maniera decisamente marcata. Ecco, considerate che questo indicatore, queste due linee, rappresentano uno delle caratteristiche, dei tools tecnici più importanti contemplati dalle banche centrali. E queste due linee che scendono dicono chiaramente che i mercati hanno forse un po' esagerato nei timori di inflazione e stanno andando a ricontenere, a ricomporsi, dopo aver generato terrore per quanto riguarda l'andamento dei mercati obbligazionari, ma anche molta preoccupazione su tante asset class legate appunto ai tassi di interesse. Ma proseguiamo con ordine e guardiamo ai tassi di interesse ed in particolare ai benchmark decennali, alle obbligazioni, ai governativi titoli di Stato, che cosa è successo quest'oggi. Questa chiusura di giornata che si sta prestando a terminare, vedete gli ultimissimi scambi sui BTP a 10 anni che quest'oggi restringono di 3,7 basis point. Ormai i rendimenti sono piuttosto distanti da quell'1%, siamo a 0,92, 0,919. Ma giornata positiva anche per l'inquilino al piano di sopra del BTP in questo grafico e del Bund tedesco, anch'esso restringe il rendimento più o meno allo stesso punto, 4 basis point scarsi, siamo a meno 0,21%. Ma come potete vedere, una giornata positiva, quindi tanti segni verdi di riduzione di più che qualche basis point su tutti i decennali del vecchio continente. Mentre il Treasury Bond è qui sopra, è invariato, ma a distanza di sicurezza da quell'1,60-1,65 e soprattutto ben distante dalla soglia di 1,75, che equivale ai massimi toccati nelle ultime, ormai oltre un mese fa, un mese e mezzo fa, circa 6 settimane fa, quando il Treasury raggiungeva i massimi assoluti. Questa dinamica ha avuto ovviamente delle ripercussioni sullo spread, il differenziale di rendimento tra BTP e Bund a 10 anni. Lo spread soffre quando c'è prospettiva di rialzo dei tassi e quindi il credito meno solido, quello relativo alle emissioni di titoli di Stato della Repubblica Italiana, ovviamente tende a salire di più quando c'è incertezza. Ma com'è andata oggi e soprattutto come si è mosso
contestualmente l'euro-dollaro, che sappiamo essere fortemente attirato dai movimenti di tasse di interesse, e la commodity per eccellenza, il petrolio. Ecco l'andamento delle ultime 5 sedute dello spread tra BTP e Bund. Come vi dicevo, da 124 si scende fino ai minimi toccati oggi intorno a quota 112. Ma passiamo all'euro-dollaro, un euro-dollaro che nelle ultime 5 sedute non ha avuto una direzionalità ben definita, tra quota 1,21,60 e 1,22,60. La giornata di oggi è una giornata di recupero del dollaro e quindi correzione dell'euro in termini di 0,6 basis point. Ma intanto siamo arrivati al Brent, che nelle ultime 2 giornate è praticamente orizzontale, ma se guardiamo i rialzi della chiusura della scorsa ottava e l'apertura dello scorso lunedì, il rialzo in 5 giorni è intorno ai 4,5 punti percentuali. Quindi il petrolio prende una battuta d'arresto, così come tutte le commodities. Sono 2 settimane che le materie prime stanno un po' segnando il passo, dopo aver fatto i primi 4 mesi del 2021 con rialzi oltre il 21%. Parliamo di una delle asset class più performanti in assoluto, appunto quella relativa al petrolio. Il dollaro, come abbiamo visto, resta sostanzialmente laterale nelle ultime sedute, tra quota 1,21,60, 1,22,60, in attesa di dati macroeconomici come quelli di domani. Domani gli Stati Uniti renderanno pubblici i dati relativi alla crescita del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2021, e si scommette per un rialzo del 6,5%. L'auspicio qual è? Che sia esattamente il 6,5%, o addirittura qualcosa in meno, perché se fosse anche qualcosa in meno, chi ancora teme sui mercati che ci possano essere dei ripensamenti da parte della Federal Reserve nell'aumentare i tassi di interesse verrebbe ancora ulteriormente tranquillizzato e, se vogliamo, smentito. Ma oggi come è andata alle borse? Che cosa è accaduto, cominciando proprio dall'Asia, proseguendo per l'Europa e vedendo, come di solito faccio con questa rubrica, a quelle che sono le variazioni ai principali settori merceologici. Andiamo a guardare questa chiusura europea, una chiusura che viene dopo una chiusura asiatica positiva. Guardate il Nikkei, il rialzo dello 0,31%, l'Hang Seng di Hong Kong dello 0,88%, il CSI 300 di Shanghai praticamente invariato. Un po' debolucce le borse, la peggiore piazza affari, meno 0,46%, appesantita dai bancari. Positivo, ma possiamo dire praticamente invariato, sia Parigi che Francoforte. Ma diamo un'occhiata ai 600 titoli dell'indice Eurostoxx, che come grande media oggi è sostanzialmente invariato, meno 0,09. Eccoli i finanziari, meno 0,85, sono quelli che hanno determinato il ribasso di 46 bips da parte della borsa italiana. I rialzi, chi si salva, sono banche senza dubbio minori, ma chi invece ha flessioni superiori ai 2 punti percentuali sono grandi nomi come Commerzbank, Société Générale, anziché UniCredit. Andiamo a dare un'occhiata però anche al settore energetico. Guardate, oggi è il migliore, l'1%, ma com'è possibile? L'energia col petrolio stabile, chi è che sale tanto? C'è un più 3,20%, è uno straordinario petrolifero, è Neste, la società seconda più sostenibile al mondo, pensate, una società della quale parlo spesso durante le mie conferenze, le mie dirette streaming, è una società che ha realizzato la conversione energetica 10 anni fa. Guardate la performance che ha realizzato Neste negli ultimi 10 anni, è passata da 5 a 53, quindi un rialzo straordinario, e se volessimo quantificarlo in termini di apprezzamento percentuale, scopriremmo che la sostenibilità di un petrolifero che si è convertita
ha regalato una performance del 1266% agli investitori. Questo è quello che più volte ho definito il doppio rendimento per il risparmiatore e per il pianeta. Ma mentre in Italia sono le 18:10, il Dow Jones sale dello 0,21, lo Standard & Poor's 500 dello 0,26, il Nasdaq dello 0,65%. Un'occhiata a livello settori merceologici anche per gli Stati Uniti: lo Standard & Poor's vede nei consumi discrezionali il rialzo più elevato, pronunciato, più 1,31, il settore dell'healthcare -0,54, e la tecnologia è sostanzialmente invariata quest'oggi come settoriale dello Standard & Poor's. Ecco, ma a proposito di tecnologia, c'è un titolo a questo video: Standard & Poor's e Nasdaq su due binari che convergono verso un determinato punto. Chi sarà a fine 2022 a regalare le migliori soddisfazioni agli investitori? Sarà arrivato il momento di ricominciare a puntare sul Nasdaq, visto un Nasdaq che ha regalato performance stellari nel 2020, ma nel 2021 ha ceduto il testimone allo Standard & Poor's? Possiamo considerare conclusa questa minor performance del Nasdaq rispetto allo Standard & Poor's? Ebbene, per capire se gli eccessi sono rientrati dobbiamo guardare dei dati fondamentali, vale a dire i cosiddetti price earning, i rapporti prezzo utile. E ecco allora l'ultimo capitolo di questo video, dove vado esattamente a condividere con voi il concetto di price earning, vale a dire quali sono i price earning del Nasdaq e quali sono invece i price earning dello Standard & Poor's 500. Storicamente la linea gialla, i price earning del Nasdaq sono più elevati dello Standard & Poor's. Oggi siamo intorno a quota 29 contro un livello intorno a 23 dello Standard & Poor's. Però guardate che cosa è accaduto dopo lo scoppio della pandemia. I price earning del Nasdaq si sono impennati, sono andati verso l'alto, rendendo molto più caro l'indice tecnologico americano. Vi ricordo che quando parliamo di price earning, più è alta questa linea, più vuol dire che il mercato è caro e quindi meno attraente per gli investitori, perché probabilmente non sarà in grado di regalare le stesse soddisfazioni agli investitori stessi. Ma non è corretto guardare il grafico così come ve l'ho mostrato. Dobbiamo parlare ancora una volta di forza relativa comparativa. Mi perdonerà chi di voi già conosce questo concetto, ma ci metto veramente un istante per riepilogarlo. Io prendo la scritta price earning, la vado a mettere su una linea di rapporto e al denominatore vado a mettere i price earning dello Standard & Poor's 500. Questo è la forza relativa tra questi due indicatori fondamentali, e quello che salta fuori è questo grafico. Questa è la forza relativa dei price earning del Nasdaq rispetto allo Standard & Poor's. Ricordando che più sale, più è caro un mercato, tentiamo di capire che cos'è questa linea bianca orizzontale. È la media del rapporto price earning Nasdaq Standard & Poor's da gennaio 2019. Quello che si vede in maniera chiara è che gli eccessi di price earning del Nasdaq rispetto allo Standard & Poor's sono rientrati ai livelli pre-pandemia. Questo è stato il boom guidato dal Nasdaq, dalla tecnologia, i cui prezzi hanno trainato verso l'alto anche i price earning, ma nel 2021 abbiamo visto questa correzione, questa perdita di forza dei price earning del Nasdaq, che riportano i livelli multipli rapporto prezzo utile esattamente nel punto da dove erano partiti. Quindi possiamo dire senza dubbio che gli eccessi manifestatisi durante
gli ultimi tre trimestri del 2020, che hanno visto il Nasdaq realizzare performance stellari e che avevano portato oggettivamente ad essere piuttosto caro quel mercato, sono rientrati grazie a quella che oggettivamente si deve definire una correzione salutare, perché questo andamento ormai equiparato ai livelli pre-pandemia è qualcosa che deve senza dubbio darci ancora fiducia sulla tecnologia, quella sana e soprattutto quella sostenibile, che è stata in grado di fare meglio del resto del mercato e con ogni probabilità riuscirà a regalare grandi soddisfazioni nei prossimi anni agli investitori.